Buonasera, ore 21, benvenuti a un nuovo numero di replay dallo studio centrale di TV6 a 48 ore dalla splendida partita disputata dal Pescara ad Udine contro il Pordenone. Abbiamo infatti titolato Buona la prima vera partita di Le Grottaglie che all'esordio in campo professionistico ha conquistato questa vittoria in una giornata indimenticabile soprattutto per lui. Nelle ultime ore sono successe tante cose, sui social ovviamente sono rimbalzate le notizie della tragedia di Kobe Bryant, poi oltre alla vittoria del Pescara si è parlato delle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria, la sconfitta della Juve a Napoli, insomma tante cose, ma questa sera, come ogni lunedì, ci concentreremo sul momento del Pescara, analizzeremo tanti discorsi e presentiamo subito gli ospiti. Dalla mia destra il collega Paolo Toro. Buonasera Paolo, grazie per aver Buonasera a voi. accettato il nostro invito. Al suo fianco abbiamo il dottor Pietro Literio, psicologo. Buonasera Buonasera a Pietro, è tutti anche e a un te. collega e quindi ci Certo. diamo del tu. Ritroviamo Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, A te. ben rivisto. Poi Francesco Di Francesco, Buonasera, salve a buonasera tutti. Francesco, e con piacere ritroviamo anche l'allenatore del Pescara Pallanuoto Paolo Malara, buonasera Paolo, Buonasera a ben voi. rivisto. Vado a salutare in regia Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico e buonasera a tutti gli amici da casa. È da poco iniziato il posticipo di Serie B 0-0 tra Perugia e Livorno. Una giornata condita comunque da notizie che riguardano soprattutto le panchine di Serie B. Già da ieri era ufficiale Roberto Muzzi esonerato come allenatore dell'Empoli. Al suo posto, anche in questo caso c'è l'ufficialità, Pasquale Marino che già questo pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento della squadra toscana. E poi roba di un paio di ore fa, l'ufficialità dell'esonero di Paolo Zanetti da allenatore dell'Ascoli. Non c'è ancora il sostituto, la squadra è stata affidata momentaneamente al tecnico della Primavera, lo spagnolo Guillermo Abascal. Poi notizia dalla Serie D, manca l'ufficialità, ma Marco Ameglia è destinato a non essere più l'allenatore della Vastese. Al suo posto da domani ci sarà Massimo Silva. Poi chiaramente anche tante notizie di mercato, vi terremo aggiornati nel corso della Certo, trasmissione. Andrea, grazie. Non è con noi, ma tornerà lunedì prossimo perché è in convalescenza l'altro nostro compagno di viaggio Totò De Leonardis, che però abbiamo in diretta telefonica. Buonasera Totò. Ciao Enrico, buonasera. Allora, intanto come stai? Perché gli amici in studio ti aspettavano, l'appuntamento è rimandato a lunedì prossimo, no? Ah, penso di sì, sono quasi in forma, dai, insomma, Stai ritrovando la discretamente. forma migliore. Totò, Esatto. allora, hai seguito negli ultimi giorni le vicende del Pescara, sorpreso da questa vittoria di Udine con le Grottaglie in panchina? Ma sorpresa, la sorpresa è stata bella, è stata quella di vedere probabilmente uno dei migliori Pescara della stagione. Credo che questa partita faccia il paio con quella col Benevento in casa, cioè quella fu diciamo una pietra miliare di quel campionato e anche per Zauri, che fu la vera partita di Zauri. E questa è stata una bellissima sorpresa perché è ovvio che nessuno si aspettava questa trasformazione, ma soprattutto questa eccezionale partita della squadra. È stata una ripartenza veramente che ha dato gioia, convinzione. È stata proprio bella, bella è stata veramente una giornata, proprio perché probabilmente nessuno se l'aspettava, né io, nessuno, però poi il campo ti dà queste risposte che fare tutte le previsioni, le congiunture, Certo, congetture, eccetera, ma certo. poi alla fine è il campo che ti fa capire come stanno le cose. Le cose, Allora, insomma, che abbiamo visto sono Baffo, state bellissime. tu pensa a guarire completamente, ma ti sento dalla voce che già sei pronto, però non lunedì prossimo, perché lunedì prossimo c'è il posticipo all'Adriatico Pescara Cosenza, quindi in studio ci vedremo ovviamente tra 15 giorni e ci dirai tutto quello che pensi su quanto è accaduto negli ultimi tempi. Un abbraccio grande da tutti noi ospiti, da Paolo, da Pietro, da Riccardo, da Francesco Ciao. e da Paolo Ciao. Malara, conosci tutti, quindi il saluto è generico. Grazie Saluto a Totò, un tutti, anch'io, abbraccio. saluto a tutti, grandi Grazie. amici, grazie, Grazie buonasera. a Totò De Leonardis. Allora, da dove vogliamo cominciare? Intanto partiamo da Paolo Toro che è qui al mio fianco. Diciamo subito che Nicola Le Grottaglie
sarà l'allenatore del Pescara, perché dopo la partita il presidente Sebastiani ha detto, non so, decideremo, vedremo, ma ormai è scontato che sarà lui a guidare la squadra. E buona la primavera di Legrottaglie, inutile sottolineare la grande impresa compiuta dalla squadra, poi cercheremo di capire perché c'è stata questa trasformazione. Restiamo sulla partita, cosa ti ha sorpreso di più, Paolo? Ma quello che ha sorpreso di più è stato un atteggiamento coerente e efficace della squadra per 90 minuti. Soprattutto è importante quello che hanno sottolineato peraltro in molti, cioè le capacità che ha dimostrato di avere la squadra nei recuperi, cioè quando si dice nelle fasi di non possesso, cosa che prima effettivamente non sempre succedeva. Abbiamo assistito, quello che mi è sembrato di vedere, soprattutto con le azioni sulle fasce laterali, ci sono state diverse azioni di raddoppio che poi hanno prodotto, diciamo, degli avanzamenti. I terzini sono riusciti. Zappa è stato il migliore. Zappa è stato bravissimo, ha fatto, e bisogna dare pure atto a Maniero, che gli ha fatto una bella e intelligente apertura. Per cui secondo me la cosa principale, diciamo, è questa. E poi anche il fatto tecnico, cioè questa difesa a tre con i quattro davanti, cioè questa formula. Dopo entreremo nel dettaglio tattico della partita, sì. Ma in queste circostanze occorre proprio lo psicologo, quindi il dottor Pietro Litterio calza a pennello questa sera, perché tutti si chiedono: ma com'è possibile in pochi giorni una metamorfosi simile? Allora, per rispondere con certezza bisognerebbe conoscere meglio di dentro, chiaramente avere più informazioni, però sicuramente è legato molto alla personalità di Nicola Legrottaglie, che ci ha tenuto da subito a dire che voleva riaccendere la fiammella, no? E quindi questo era il suo obiettivo innanzitutto, quindi ridare entusiasmo, anche ha parlato di divertimento, no? E quindi ha liberato la squadra da cosa? Ma sempre dall'esterno, perché come dici tu bisogna stare a contatto con loro. Forse più che ha liberato la squadra, ha unito di più la squadra, no? Lui ha parlato anche molto di noi, no? Di squadra. Sì. E poi secondo me ha dato delle giuste indicazioni tattiche, poche, una che si ricollega a quello che diceva Paolo. Lui ha dichiarato a un certo momento, tra poco lo sentiremo, Legrottaglie, sì, io ho massacrato la testa dei giocatori sulla fase di non possesso e sul recupero palla, sui tempi di reazione. Quell'indicazione ha dato una svolta alla partita. Bene, Riccardo, invece la tua idea qual è? Perché sorrido? Beh, sorrido perché ho visto la squadra, sono molto contento della vittoria del Pescara, ho visto la squadra completamente trasformata. Trasformata. La mia domanda è: dove erano un mese e mezzo fa gli stessi giocatori? Questo avvertimento tattico che dice Pietro è vero, ma l'aveva fatto anche Luciano Zauri. Quindi ti ripeto, sono molto felice, Pescara ha fatto una grandissima gara, io ho usato il termine, li abbiamo asfaltati, il Pordenone non ha capito nulla della partita, li abbiamo contenuti nel primo tempo, anzi abbiamo proposto noi, nel secondo tempo eravamo in campo solamente noi, però è curioso il fatto che la settimana prima noi in campo erano 11 fantasmi, e non correvano, non contrastavano, non raddoppiavano. Invece in questa partita, così, colpo di genio, abbiamo trovato una squadra che raddoppia, che lotta, che si aiutano. È particolare questa cosa. Beh, quando si cambia l'allenatore però qualcosa di nuovo si vede sempre. E dove ha saputo toccare, secondo te, Francesco, le corde giuste, le Grottaglie? Nel rapporto si è proposto evidentemente in un modo diverso, che non tutto filasse liscio nei rapporti, e dispiace per Zauri, i rapporti tra Zauri e, chiamiamolo, il gruppo, va, o diciamo lo spogliatoio, parte dei giocatori, questo era evidente al 100%. Evidentemente Legrottaglie, che ha vissuto, così come ha vissuto Zauri da giocatore, tantissime esperienze, alti
livelli, ha fatto tesoro di quelle che sono le sue esperienze, ma non è la prima volta nella storia del calcio. Non è un mago, non è, esatto, non è la prima volta che si cambia allenatore e la squadra si trasforma di colpo. Adesso il problema, così come tante volte si cambia allenatore e la squadra non si trasforma subito, lo abbiamo visto in Serie A, tu nei titoli iniziali hai parlato della sconfitta della Juventus, il Napoli di ieri era decisamente diverso dal Napoli delle prime 5 partite di Gattuso, quindi perché qui è scattato subito quel qualcosa che ti porta a dare di più? Perché è vero la tattica, è vero la qualità, però come diceva Pietro Paolo, l'atteggiamento fa la differenza. Con il calcio di adesso la determinazione, l'atteggiamento e la condizione fisica contano più dei moduli, certo, e contano tantissimo. Paolo Malara, che è un allenatore anche se di un altro sport, può dirci qualcosa in più sul lavoro che probabilmente ha svolto Le Grottali? Non so se ti è mai capitato di subentrare a stagione in corso nella tua magica carriera nazionale e internazionale, ma cosa ci vedi in questa trasformazione, che poi dovrà avere però una continuità ovviamente? Ma questo, sai, è molto difficile non conoscendo le problematiche all'interno dello spogliatoio. No, in generale l'allenatore come si pone quando arriva? Non è che cambia il modo di pensare del calcio, ognuno ha le sue idee, sicuramente si è proposto in maniera opportuna e giusta, e ha trovato forse delle soluzioni o ha cambiato qualche cosina nei giocatori, e sicuramente se contestavano fra virgolette Zauri prima, è logico che c'è una reazione da parte della squadra. Alla fine moduli, fisico, tutta una questione di attitudine nelle cose, poi si scopriranno col tempo, scoprirà anche lui tutte le situazioni che ci sono all'interno, ma è l'attitudine che fa la differenza. Lui sicuramente con l'esperienza che ha fatto ad altissimo livello è subentrato e con intelligenza ha saputo toccare le corde giuste. Adesso l'importante è continuare e cercare di fare. Io ho visto. È certo che ha dovuto trovare qualità. Lui negli spogliatoi, con molta umiltà, negli spogliatoi del Dacia Arena, ha detto: sì, io ho fatto, ma questa è una squadra forte, quindi deve avere il materiale. Pescara, no. Io ho visto il Pescara anche con la Salernitana, che ha perso, però qualche occasione l'ha creata. Cioè, non ha giocatori di qualità il Pescara. Poi se non ha giocatori. No, ha giocatori di qualità, secondo me. Questo è il mio punto di vista, poi alla fine. Sì, perché se manca lo strumento non puoi suonare. Il difficile arriva adesso, perché adesso la squadra deve confermare quello che ha fatto vedere. Che poi può anche essere il contrario, adesso la squadra sa che può giocare in questo modo libera, quindi va in discesa. Oppure c'è l'effetto contrario. Per quello dico, il difficile viene adesso, perché difficile perché ti devi confermare, certo, è sempre un ostacolo in più. In, certo, più. Il difficile viene anche per l'allenatore, perché deve continuare a tenerli motivati, perché una prestazione come quella, al di là di tutto quello che si è visto sabato, sia tecnicamente che tatticamente, il modulo, tutto quello che vogliamo, che poi il modulo è 3-4-2-1, il 3-5-2, chiamatelo, sì, come volete, sono disquisizioni. Anche le scelte degli uomini sono un po' diverse dall'ultimo. Le scelte degli uomini sono state diverse, perché due o tre giocatori che prima non giocavano, Bettella del Grosso, che del Grosso che ha fatto la partita che ha fatto, Zappa che ultimamente, sì, non aveva giocato, e anche quando era stato utilizzato non è apparso mai così brillante e bravo come è apparso a Pordenone. Adesso però ti devi confermare, certo, Pietro, al di là della differenza dell'avversario. Sì, volevo aggiungere quest'altra riflessione, visto che Nicola Le Rotaglia è un uomo di fede, lui secondo me ha messo in gioco questo ingrediente, che è proprio la fede nella squadra e nei giocatori, li ha valorizzati tantissimo nelle sue dichiarazioni. Una squadra completamente a sua disposizione, che si sono resi disponibili, in cui crede molto nelle qualità, e quindi li ha valorizzati parecchio. La fede fa tanto. Sei d'accordo, Paolo? Sì, io sono d'accordo, anche perché assistendo alla prima conferenza stampa ed unica che ha fatto nel giorno precedente la partita,
Cioè lui ha, diciamo che da quello che ha detto in maniera molto semplice e molto tranquilla, ha fatto tutto un discorso al quale trasparivano questi elementi. In particolare ha detto che ai propri giocatori avrebbe detto che devono prima di tutto lavorare su se stessi, prima che guardare gli altri. E poi ha fatto anche un esempio: l'uomo è stato fatto con gli occhi davanti e non dietro la nuca, per cui anche noi dobbiamo guardare avanti. Cioè, questo per dire, no, che evidentemente ha avuto pure un lavoro, come ti devo dire, psicologico, no, su una squadra che probabilmente ne aveva bisogno, però ha riconosciuto che di base la squadra ha un buon livello qualitativo, questo l'ha riconosciuto, ha riconosciuto pure che chiaramente chi c'è stato prima di lui ha dato merito anche a Zauri, però ecco, lui, tanto per la preparazione fisica ma anche per i concetti che sono stati dati, forse recepiti poi male. La prova sul piano atletico è merito di, del lavoro fatto da Zauri, ma preparatore, poi conosceva atletico la squadra, quindi... poi lì scattano le d'attonde, sono degli uomini. Riccardo, resta le Grottaglie sulla panchina del Pescara secondo te? Sicuramente era stato detto che dipendeva dalla prestazione. Dopo una prestazione del genere sicuramente è confermato. No, perché almeno il presidente Sebastiani a fine partita ha detto vedremo in questi giorni, però oggi le Grottaglie ha allenato la squadra. Però io credo che rimanga le Grottaglie, però fammi dire anche a me la mia per quanto riguarda... Io credo in una maniera un po' più semplicistica, non credo né alla fede né a tutte queste cose. Io credo che prima la squadra era, soprattutto alcuni giocatori giocavano contro l'allenatore, e invece adesso hanno giocato a pallone e non hanno giocato nello spogliatoio. Questo è il mio pensiero, mi prendo tutta la responsabilità di quello che dico, ma è il mio pensiero da quello che vedo in campo, perché io credo che un giocatore o è un asino o è bravo. Non è che un giorno può essere asino, sbagliare delle cose. Però ricordiamo che anche con Zauri sono state offerte delle buone prestazioni, no? Prego. Anche con Zauri sono state offerte delle buone prestazioni, quindi certo, ma fino a un certo punto poi è successo qualcosa, probabilmente dopo Castellammare di Stabia, perché io voglio dire quello che penso, la squadra iniziale, lo spogliatoio si è disunito senza fare nomi, una parte probabilmente era con il mister, l'altra parte gli ha giocato contro, e quando una parte di spogliatoio ti gioca contro, la squadra in campo non rende, perché ci sono i malumori. È arrivato questo le Grottaglie, che comunque è la partita che fa in Serie B, quindi a me tutti questi elogi, perdonatemi, ma io non mi sento di farli, perché parte che è andato in campo la squadra e non lui, lui può essere un buon predicatore, però anche il Milan aveva padre Eligio, cioè adesso tutta questa fede, questa carisma in delle Grottaglie può averla, io per il momento non ce lo vedo, però è una, sarà come è stato un esordiente. Quindi tu non dai meriti a lui sulla partita di Udine? No, io do il merito, io no, io credo molto più che la squadra abbia giocato a pallone, che le Grottaglie abbia fatto il santone nel dire giochiamo a pallone, questo è il mio pensiero. Però perché tu puoi dire a uno, puoi convincerlo di tutto quello che vuoi, la parte emozionale nel gioco del calcio ha una sua valenza, ma che va al 5-10%, se uno con i piedi non ci sa fare, non ci sa fare, e se uno è bravo, quindi poi c'è il bravo che vuole giocare lateralmente piuttosto che andare sulla porta, è sempre un bravo. Quindi volevo anche dire che sul mercato possiamo anche non andare, perché abbiamo una squadra talmente forte che va a Pordenone a asfaltare una squadra che nelle ultime 8 gare ha fatto 6 vittorie e 2 pareggi, siamo andati, non abbiamo fatto toccare la palla, credo che sul mercato noi non dobbiamo andare. Ma infatti sul mercato si va soltanto per completare, perché alla in termini numerici è uscita una punta, arriverà un attaccante. Esatto, e basta, perché alla fine... Ma si faceva anche prima con Zauro, non è che le Grottaglie ha chiesto altro. Si pensava anche di prendere un terzino sinistro. Il terzino, se parte ciò, perché Cioffani sta andando al Bari, quindi il cambio sinistro. Ma terzino sinistro mai, sinistro. Mai si è proposto poi sto problema. Poi dice comunque, tornando al discorso di prima, che tu hai un'idea. No, volevo rispondere a quello che ha detto Riccardo, no? Sì. Perché tra l'altro il discorso che fa Riccardo non esclude gli altri aspetti che abbiamo detto. Vi posso chiedere però una cortesia? Sentiamo le Grottaglie e poi lo amplieremo questo discorso. Andiamo a sentire le Grottaglie. Sono felice, una prestazione superlativa da parte di tutti, devo dire i ragazzi sono stati encomiabili, sono stati di una serietà, di una disponibilità, soprattutto di una forza oggi con una squadra che non ha mai perso qua, che ha messo sotto tutti i punti di vista, ha fatto vedere un bel calcio, mi sono anche io divertito nel vederli giocare, quindi gli consiglio di continuare così, perché faranno così innamorare
i tifosi, faranno innamorare la piazza e accenderanno una fiammella importante anche a Pescara. Pochi istanti fa il presidente Sebastiani, ad una nostra precisa domanda sul futuro di Legrottaglia sulla panchina di Pescara, ha detto vedremo. Nicola Legrottaglia si aspetta di guidare il Pescara anche lunedì prossimo nel match col Cosenza, immaginiamo. Sì, io mi aspetto di guidare il Pescara, che può essere il Pescara primavera e Pescara prima squadra. Importante che dato il lavoro per il Pescara, qualsiasi squadra il presidente decida. Non è la stessa cosa però. Eh sì, però decide la società, io sono agli ordini del press. Intanto grazie per la possibilità che mi ha dato, e questo non è che da sottovalutare. C'è un presidente che ha il coraggio di mettere un allenatore che non ha mai allenato in B in un momento così particolare, c'è da fare complimenti anche al presidente. Perché se no facciamo sempre i complimenti agli altri, ma chi invece rischia e ha coraggio gli vanno fatti i complimenti, perché c'ha il coraggio di farlo. E poi vediamo cosa decide. Se deciderà di continuare con me, ancora lavoreremo insieme, mi fa piacere, cercheremo di migliorare quello che c'è da migliorare. Se deciderà di prenderne un altro, lo ringrazierò lo stesso. Le battaglie, come mai oggi il 3-5-2 che ha dato degli ottimi risultati tra l'altro? Perché mi piace, perché se fatto in una determinata maniera ti consente di occupare bene il campo, ti consente di dominare il gioco come piace a me e soprattutto quando giochi con squadre che creano densità dentro il campo, questo sistema ti permette di creare tante, tante soluzioni, tante linee di passaggio, quindi sono stati bravi non solo nel sistema, perché il sistema poi è relativo, ma nella trasmissione della palla, nell'essere veloci a fare quello che gli ho chiesto, a superare le linee, a creare densità in zona palla, sono stati bravissimi, quindi lo faccio perché credo che a oggi è il vestito che si sposa bene con questa squadra. Questa ovviamente era una sintesi della lunga intervista. Che impressione ti ha fatto Paolo Legrottaglia? Guarda, io l'ho conosciuto, me l'ha presentato in piscina un giorno, sì. Così non ho mai avuto però modo di parlare di sport. Mi ha fatto una grande impressione e posso dirti che sicuramente ha l'attitudine, la conoscenza per fare un grande il Pescara, che era già grande, evidentemente lui ha saputo trovare l'alchimia giusta di 3-5-2, quello che diceva, comunque si vede e si sente che veramente sa quello che vuole, ecco. Allora, tornando prima a quello che sosteneva Riccardo, lui pensa che il lavoro di Legrottaglia sia stato limitato all'aspetto psicologico, no? Da quello che intendevi dire, perché tecnicamente e tatticamente non è cambiato. Valenza, ma non da trasformare un giocatore scarso da un giocatore bravo. Ma se tu ritieni questa squadra qualitativamente valida, la base c'è, quindi si lavora su un terreno fertile. Io sono convinto, l'ho detto all'inizio dell'anno, che la squadra era forte, però nell'ultimo mese e mezzo erano 11 zombie in campo, quindi qualcosa è successo. E quindi le motivazioni, non pensi che abbiano fatto un po' la differenza? Se vuoi arrivare a dire che, come hai detto, che alcuni giocatori, no, io non dico che, non ho mai sostenuto che un giocatore va contro l'allenatore. Un giocatore non riesce a dare il meglio anche a livello inconscio, e qui vorrei sentire. Esatto, questo il... può avvenire a livello inconscio. Io ho sempre sostenuto, esatto. E che sono dei. Una volta mi è stato detto lui, Riccardo, si riferisce ai soliti episodi delle esclusioni che... del grosso Bruno Milicia, allora, che ha nominato un po' la serenità nello spogliatoio, anche, giusto? Evidentemente Riccardo. Anche altri, non perché è un momento. Non solo loro, probabilmente c'è anche qualcosa ritrovata. Il fatto che si sono messi le mani addosso Trecco con un giocatore a fine partita. Appunto, quindi non è solo del grosso Bruno. Io non ho fatto dei nomi. Era un momento di appannamento generale. Io ho sempre sostenuto con un termine pesante, forte, sì, che sono dei mercenari, però sono dei mercenari. Anche questo è un termine un po' pesante, esatto, verso tutta la categoria. No, la categoria, poi ti faccio un esempio: quando baciano la maglia,
Il fatto dice non insulto, se faccio gol non insulto per rispetto ai miei ex tifosi. Scusa, il rispetto ai tifosi attuali, il rispetto ai tuoi ex tifosi. Quindi mi sto spiegando velocemente, che se no mi fermo, uno che sente di là dice perché ho fatto questi due semi, ma ne potrei fare altri 50. Quello che sotto sotto sta dicendo lui è questo: sono dei mercenari, la squadra era contro Zauri. Secondo me la squadra non era contro Zauri, la squadra, e ripeto, dei furbacchioni, a sostegno o contro quello che sto dicendo, l'intervento del professore, per il semplice motivo che è nella natura umana che se non hai le motivazioni, non hai legato con una persona, con l'ambiente dove magari lavori, non rendi più lavoro, come vorresti, rendi di meno rispetto a quando, allora, le cose vanno in un determinato modo, quando il rapporto è anche più forte e più chiaro. E non sto dando delle colpe a Zarco, che quando due persone o più persone non riescono a dare il meglio, il massimo, e non vanno, diciamo, d'accordo, la colpa non è mai da una parte sola. Certo. Pietro e Paolo, e poi l'altro Paolo. Sì, visto che sono stato chiamato pure in causa, la motivazione intanto è fluida, è dinamica, cambia nel tempo a seconda anche delle situazioni. Intanto qui nell'intervista si è visto l'uomo, le grottaglie, l'uomo di fede, perché ha dispensato amore per tutti, per il presidente, per i giocatori, per il pubblico, quindi questo incide parecchio. La cosa invece che volevo dire a Riccardo, quando diceva che l'emozione può incidere, il fattore emotivo, il 5-10%. Beh, vi faccio questo ragionamento, no? La tecnica 10, motivazione, perché l'emozione poi si collega alla motivazione, quello che diceva poi Francesco, 0. 10 per 0 quando fa? 0. Se non c'è la benzina, la macchina, la Ferrari non cammina. La motivazione ha un rapporto moltiplicativo con la tecnica. Perfetto. Quindi se c'è zero motivazione o uno o due, la moltiplicazione sarà proporzionale. Però io ti rispondo, io che sono uno scarsissimo giocatore, tu mi puoi motivare, mi puoi fare i lavaggi del cervello che sono... Infatti non stiamo parlando di giocatori scarsi. Van Basten, no, ho capito, però qua, guarda, credimi, non giochiamo con le parole. No, io quello giochiamo. Che voglio dire... Non puoi dire i giocatori scarsi se no, sono io scarsi. Ti sto dicendo che un giocatore motivato rende di più, però se è bravo, è bravo. Ma era bravo anche la settimana prima, certo, però. Certo. La settimana prima dov'era? 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 La motivazione. Io la vedo in maniera differente, cioè che su alcuni giocatori, cioè qualche giocatore non ha dato quello che doveva dare, ma non a livello di motivazione, non l'ha dato perché non lo voleva dare, che è diverso. Questo okay. Riguarda la motivazione, riguarda quello la che motivazione, tu dici, cioè, la volontà è collegata alla motivazione. Cioè. Quindi Paolo, parte, su questi discorsi di Riccardo ti ci ritrovi oppure... No, io dico che invece è sulla motivazione che ha fatto leva l'ingresso di Le Grottaglie con la squadra. Secondo me è lì che è vero, magari molti giocatori prima più o meno inconsciamente, volontariamente, non lo so, non riuscivano a rendere lo standard che avevano. Bisogna capire se c'è stata malizia o no. Io te lo dico subito, per me c'è stata malizia, ma già lo affermo al 100%, ho capito, ma io te l'ho detto chiaramente, ma che secondo me certi giocatori, motivati o non motivati, non hanno giocato come sanno giocare. Quindi però le parole hanno giocato contro. Vogliamo dare alle Grottaglie non hanno che hanno giocato contro, hanno giocato in maniera superficiale. Vogliamo dare alle Grottaglie il merito di aver ripristinato una situazione di normalità. No, ma io non dico questo. Adesso è chiaro che una partita non è che significa che... Io non sto parlando di Le Grottaglie, però voglio dire, il primo impatto... Io sto parlando del... Tu punti l'indice contro alcuni giocatori. Io punto l'indice verso i giocatori, cioè, assolutamente. Probabilmente lui... Te lo dico chiaramente. Probabilmente. Però con Le Grottaglie a questo punto. E beh, hanno raggiunto il loro obiettivo, sono decisi sì. Ok. Paolo? Probabilmente, voglio dire, il tecnico si è inserito in questi discorsi, ha capito e soprattutto, secondo me, è stato rispettato, perché prima forse si era creata una situazione, perché qui è pure importante, no, il rapporto che ci deve stare con te. Di fiducia. Lui è entrato non in maniera, da quello che si è capito, non in maniera prorompente nello spogliatoio, è entrato forse anche troppo in punta di piedi. Enrico, è un tecnico, scusami, rispettato. Un gol importante, lo ha segnato il Perugia con Federico Melchiorri. Dunque Perugia 1, Livorno 0. A te. Sta giocando titolare quindi Melchiorri. Titolare con Falcinelli ed è andato in gol al 29esimo, 1-0.
D'accordo, grazie. Quindi si è sentito, secondo me, rispettato e è riuscito a trasmettere quei valori che prima in alcuni giocatori o nella maggior parte, non lo so, non emergevano o comunque non li volevano far emergere gli interessati. Quindi ha ripristinato un clima tale da poter valorizzare in maniera ottimale la base tecnica, il valore tecnico che questa squadra ha. Il discorso della motivazione, allora cominciamo a fare nomi e cognomi. Del Grosso, mi fate sentire un uomo di sport, io Paolo. Non voglio fare. Perché questi sono tutti avete ragione, tutti avete ragione quello che dite. Beh, alla fine della musica c'è anche la società, c'è anche un direttore che vive con la squadra. Il presidente vive anche lui, ma anche se marginalmente. Vive dei problemi della squadra, quindi di scaricare la colpa o sui giocatori o sull'allenatore, secondo me è veramente riduttivo, perché chi vive sa, e chi vive di sport oltre all'allenatore e che si confronta sempre con il direttore e con i collaboratori, sa perfettamente com'è la situazione. Quindi semmai il giocatore può avere non essere d'accordo con l'allenatore o avere delle idee diverse, però ci sono tutte le persone. Cioè, è molto facile dire che l'allenatore ha sbagliato, io sono subentrato e ho subito anche, quindi posso... Da entrambe le parti. Esattamente, cioè non è mai colpa di uno. Adesso le grottaglie, molto intelligentemente e sicuramente molto preparato e sicuramente ha vissuto delle grandi esperienze ad alto livello, ha messo quello che è la sua persona. Poi sicuramente per me, per quello che ho visto così, a naso faccio questo mestiere, secondo me farà molto bene, però dire solo a giocatori o solo allenatore o questo qua è veramente riduttivo. No, poi... Semmai se la società è convinta o fosse convinta che ci sono dei giocatori che hanno lavorato contro, deve intervenire. Ah, infatti, è meglio sicuramente. Intanto parlare di calcio, di sport, certo, non tocca questi argomenti, però siccome Riccardo ha sollevato un problema malizioso, c'è da capire se la malizia può andare a braccetto con la mancanza di voglia di stare in campo, non di volontà, nel saper recepire il messaggio tecnico-tattico dell'allenatore, cioè sono tanti gli argomenti che possono influire sulla mente di un calciatore, quindi la malizia, sì, tu la vedi, la interpreti malizia, ma può essere anche un motivo diverso, cioè io giocatore non riesco più ad entrare in sintonia con l'allenatore, non perché voglia il suo male, perché non riesco, sarà anche un limite dell'allenatore, un limite del calciatore, ma parlare di malizia credo che sia un po' più grave. Perfetto, credo. Ma infatti è quello che dicevo prima di lui, malizia, tu adesso hai spiegato ottimamente, sto facendo dei nomi, Del Grosso e Zappa, tra i migliori ieri, Zappa è il migliore, Del Grosso si è sempre detto, è stato messo in tribuna. No, scusami Francesco, anche perché Del Grosso poi ha giocato 3 settimane fa con Zauri. Perfetto, ha rigiocato una partita. Ieri Del Grosso ha giocato. Mushai è stato in campo regolarmente, ha fatto delle buone prestazioni. Anzi, forse chi andava in panchina quindi, doveva lamentarsi. No, ma io volevo far capire. Quindi, significa quindi le grottaglie è... Le grottaglie è un discorso a parte. Le grottaglie, come hanno detto tutti, ha avuto il merito di rasserenare l'ambiente di dare dei dettagli. Se ha rasserenato vuol dire che prima non era sereno. Quando c'è un cambio tutti tornano tranquilli, perché si ricomincia un nuovo lavoro, c'è un nuovo interprete in panchina che ha dato anche degli input diversi a livello tattico, perché questa squadra, come ha giocato a Pordenone a livello tattico, non ha mai giocato. Non è che si dice il 3-5-2, il 3-4-2-1, sono moduli uguali, ma bisogna vedere come si sta in campo, che spazi come si occupano applicati, e che tipo di... Lo ha spiegato le grottaglie. No, ma io volevo fare qui... No, adesso andiamo in pubblicità, perché siamo già in ritardo. Pubblicità e poi torniamo in studio. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini,
Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 39 minuti, allora torniamo un attimo in regia da Andrea Costantini, e novità dei posticipi, qualche nota di mercato, Andrea? Allora, intanto a Perugia sempre vantaggio del Perugia, 1-0 sul Livorno, rete di Melchiorri che peraltro, non l'abbiamo detto in precedenza, non ha esultato, quasi un atteggiamento polemico nei confronti, non so, magari della piazza, dei tifosi che lo hanno contestato. In Serie C siamo all'intervallo 0-0 per il girone B tra Reggio, Audace e Modena. Poi circa il mercato, notizia dell'ultima ora ufficiale, il Pisa ha acquistato dalla Cremonese il difensore Antonio Caracciolo. A te Enrico. Qualche voce di mercato inerente al Pescara, abbiamo già detto. Beh, praticamente Enrico, manca solo l'ufficialità, ma è fatta sostanzialmente per il passaggio di Matteo Ciofani al Bari, dunque nel girone C di Serie C ritroverà l'ex compagno di squadra Marco Perrotta. E poi è in via di definizione anche il trasferimento del portiere Elan Castrati al Trapani. Sembra invece ci sia qualche problema per un movimento in entrata, quello che concerne Raffaele Pucino, che è di proprietà dell'Ascoli, potrebbe tornare al Pescara, ma in questo momento sembra esserci un rallentamento. A te. Facciamo una cosa, chiediamo conferma a chi si sta occupando di queste cose. Abbiamo in diretta telefonica il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Buonasera Enrico. Allora, ci sono diversi argomenti da trattare,
Partiamo subito dalle ultime di mercato, perché stiamo entrando nella settimana decisiva, mercato che si chiuderà venerdì. Melchiorri ha fatto gol al Perugia, quindi rischia di restare al Perugia? Non lo so, dico, Melchiorri è il giocatore del Perugia, quindi sicuramente decideranno loro il da farsi. Però, alle cifre richieste non si tratta, 650.000 euro credo. No, ma non si tratta, perché non è nelle nostre possibilità fare un'operazione di questo tipo. Prendere un attaccante? Ma sicuramente un attaccante lo prenderemo, stiamo ragionando su cosa fare e che tipologia di attaccante prendere, ma sicuramente un attaccante lo prenderemo. Ciofani al Bari è quasi fatta, è fatta? Sì, Ciofani va al Bari, questo è sicuro, e noi andremo a fare un'operazione anche in entrata su un difensore. Quindi si allontana Pucino? No, fa parte di quell'elenco di giocatori che possiamo portare a pescare, però è chiaro che bisogna ragionare con questi giocatori. Castrati al Trapani? È una cosa che si può fare. Bene. Chiaramente dobbiamo prima trovare noi il portiere. C'è altro? No, di mercato? No. Allora, tocchiamo due argomenti. In studio si chiedono, l'allenatore del Pescara è Nicola Le Grottaglie? Del Pescara prima al momento squadra, è Nicola Le Grottaglie. Pescara prima squadra, precisano. Sì, al momento Nicola Le Grottaglie è allenatore della prima squadra e della primavera. Simpatico, per quello ti ho chiesto, ciao, ben risentito. Per quello ti chiedo del Pescara prima squadra, e lo sarà fino alla fine del campionato? Ma sicuramente è iniziato con il giusto, e quindi stiamo ragionando su questa cosa, e sicuramente nel momento in cui decideremo di sì, partirà per questa avventura nuova, come è già partito, e cercherà di fare il meglio possibile. Chiedo scusa perché mi ero dimenticato una voce di mercato che sta girando, riguarda un eventuale ritorno di Sottil, c'è qualcosa di vero? Non credo ci sia questa possibilità, perché Sottil, a parte che della Fiorentina, ma poi anche parecchio della Serie A. Allora, in studio invece abbiamo parlato del rapporto squadra Zauri e Le Grottaglie, che ha ripulito un po' questo spogliatoio, un discorso che poi è andato a finire anche su temi un po' più caldi. Qualcuno insinua che i giocatori prima remavano contro l'allenatore, e chi ha sostenuto in maniera volontaria, chi invece in maniera non così maliziosa. Il pensiero del Presidente su questo argomento qual è? Il mio pensiero è che io non sono assolutamente d'accordo, perché i giocatori che remano contro e che vanno anche contro i propri interessi, ne conosco veramente pochi. Per me sicuramente qualche problemino c'è stato, ma non credo che i giocatori abbiano giocato contro l'allenatore. Allenatore che, essendo una persona seria, ha preferito a un certo punto fare un passo indietro, perché probabilmente non sentiva questo seguito da parte della squadra, quello sicuramente sì, però credo che i giocatori abbiano fatto il loro dovere fino in fondo, così come l'ha fatto l'allenatore. Allora, velocemente una riflessione da parte dei nostri amici in studio. Partiamo qui dalla destra, tanto arriviamo a tutti. C'è Paolo Toro. Paolo, buonasera Presidente. Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Senti, la cosa che ti ha sorpreso di più, diciamo, di questo impatto di Le Grottaglie sulla squadra, sia in campo che fuori campo, diciamo. E poi se sei d'accordo sul fatto che comunque, vabbè, adesso deve cercare la continuità, però se sei d'accordo sul fatto che comunque anche per quello che si è visto di positivo a Pordenone, comunque la necessità di una punta un po' più credibile ci sia, ovviamente, se sei d'accordo su questo. Ma sull'impatto ti rispondo con molta sincerità, non sono sorpreso, perché ho visto
quello che ha fatto in questi mesi nella primavera e che impatto ha avuto nei confronti dei ragazzi e con quale serenità ha gestito questo gruppo che veniva da un'annata bellissima con Luciano nella primavera 2, e quindi per uno che arriva non è mai facile. Però lui si è subito presentato bene e la squadra ha anche ottenuto degli ottimi risultati rispetto a quello che sono le possibilità e soprattutto il campionato che sta giocando, e mi riferisco alla primavera 1. Per quanto riguarda invece nei confronti della prima squadra, io ho visto la settimana un po', seguito un po' più da vicino questa settimana, considerando il momento, e devo dire che la squadra l'ha accolto con molto entusiasmo, lo ha seguito alla lettera, e credo anche che poi in campo si sia visto quello che lui ha chiesto durante la settimana. Quindi c'è stata una grande attenzione, però questo è evidente che è una cosa che succede spesso quando arriva un nuovo allenatore. Quindi adesso bisogna dare continuità, perché poi sappiamo sempre che una rondine non fa mai primavera, quindi bisogna insistere e lavorare. Anche lo psicologo, il dottor Pietro Literio. Pietro. Buonasera, Pietro Literio. Buonasera. Volevo dirle solo questo, intanto che a me piace la sua schiettezza nelle sue dichiarazioni e anche la lucidità però allo stesso tempo con cui gestisce i momenti caldi, sicuramente anche con l'aiuto del suo staff. E la cosa però che volevo chiederle è questa: lei continua finora a non confermare definitivamente le grottaglie, immagino che sia per tenerlo anche sulla corda, proprio perché una rondine non fa primavera, è così? E sono d'accordo con lei su questo. Ma io credo che poi sul campo bisogna guadagnarsene le cose, a me nella vita non mi hanno regalato mai nulla, ho sempre cercato di conquistarmi tutto quello che ho fatto, alle volte ci riesce, alle volte meno, però bisogna metterci il massimo, e questo deve fare anche le grottaglie, non lo sa benissimo, è una situazione che non lo spaventa di sicuro, quindi noi andiamo avanti un passettino alla volta e poi se saranno rose fioriranno. Esatto. Allora c'è Riccardo Clinco che prima ha puntato l'indice sulla squadra. Riccardo. Sì, ciao Presidente. Ciao Riccardo. Io ho visto una squadra completamente trasformata, ho visto una squadra che lottava, una squadra che veramente non ha dato spazio al Pordenone, che aveva fatto 6 vittorie e 2 pareggi, abbiamo fatto una vittoria veramente schiacciante. Però la domanda che mi faccio è: ma per un mese e mezzo, due, questa squadra dove è stata? Ma io ti posso dire la mia, come la penso io. Io ho sempre detto che questa è una squadra con tanta discontinuità è stata fino adesso. Ecco perché dico una rondine non fa primavera, e quindi devono dimostrare già da lunedì che il vero Pescara è quello giusto a Pordenone. Nelle partite precedenti avevano alternato delle belle prestazioni a delle prestazioni inguardabili, quindi su questo hai ragione. Adesso toccherà anche a loro, perché adesso toccherà a loro che vanno in campo dimostrare che questa squadra ha un valore diverso da quello che ha fatto sul campo fino a prima di domenica. Comunque il loro lavoro lo devono fare per forza. Complimenti per aver alternato un allenatore esordiente ad un allenatore esordiente. Ma nella vita ci vuole coraggio, Riccardo, c'è una cosa che non mi manca, il coraggio. Purtroppo questo è un mondo che se ascolti quello che dicono da un giorno all'altro devi cambiare idea 10 volte. Parlavo con un collega vostro l'altra sera, ieri sera se non ricordo male, mi faceva presente: no, come mai un allenatore che ha 2 punti dai playoff si dimette? Gli ho risposto facendogli i complimenti, perché io di solito sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi vedevo che la squadra era a 2 punti dai playoff. Però dopo la sconfitta con la Salernitana, credo che a Pescara si parlasse di un Pescara che era più vicino
alla retrocessione, non dai playoff. Poi l'allenatore si dimette e qualcuno si chiede perché si dimette e si è a 2 punti dai playoff. Mettiamoci d'accordo e poi decidiamo che cosa dobbiamo fare, perché se sei a 2 punti dai playoff e si critica, se sei poi nella zona bassa e si critica, perché giustamente si critica, però nel calcio ci vuole equilibrio, ci vuole coraggio e ci vuole soprattutto più che coraggio, perché non è che sono un pazzo scatenato, ci vuole consapevolezza di quello che hai, perché è evidente che se abbiamo dato la squadra in mano alle Grottaglie sapevamo che le Grottaglie erano nella condizione di poterla guidare. La macchina senza patente non l'abbiamo mai data in mano a nessuno. Francesco Di Francesco. Ciao, vabbè, ho parlato già prima, ciao. Proprio perché hai detto adesso la squadra l'abbiamo data alle Grottaglie, perché sapevamo e pensavamo che potesse essere in grado, così poi come si è visto ieri, di guidarla. E allora in questa settimana, già che ancora non dici le Grottaglie sarà allenatore fino al termine della stagione, di che cosa dovete parlare questa settimana? Cosa vuoi capire e cosa vuoi renderti conto di più? Oppure aspetti veramente la seconda rondine, perché la prima, il proverbio, non fa primavera, però poi di solito dopo la prima ronda arriva la seconda, la terza, la quarta, la rondine nel mese di dicembre non c'è mai, in questo periodo cominciano ad arrivare, tu aspetti un'altra prova convincente e poi dietro la prova convincente magari un buon risultato. No, no, io non aspetto nulla, io non voglio, prima di tutto non voglio bruciare nessuno. Voglio capire in questa settimana se il lavoro iniziato la scorsa settimana è accolto con molto entusiasmo dal gruppo, perfetto, da tutto quello che è. Voglio capire se questo è un qualcosa che ci può portare a un bel risultato da tutti i punti di vista oppure no. E allora, se questa settimana la prima è un pochettino critica, no? Con le problematiche che ci sono state, questa settimana valuteremo insieme con i direttori, adesso c'è anche il mercato che è da concludere, quindi diciamo che c'è stato meno tempo per ragionare sull'allenatore. Ci ragioneremo e poi non significa se fai risultato o non fai risultato, perché a me domenica sarebbe bastato anche vedere una squadra come l'abbiamo vista, se non vincevamo, se portavamo un pareggio non è che cambiava qualcosa. Ti ho detto prova convincente, sì. Capito? Prova convincente. Va bene, perfetto. Nel chiudere abbiamo un personaggio che lei conosce, che forse dopo Zauri sperava di arrivare sulla panchina del Pescara, Paolo Malara, però... Ciao Paolo. Ciao, come stai? Come l'avrebbe visto su quella panchina? Bene, Paolo è un internazionale. Paolo sulla panchina sta benissimo. Lo era pure in campo. E lui che cercava di spiegare che molte volte gli allenatori, lui è passato da subentrato a esonerato, nelle vestute di tutti i colori, molte volte sono delle piccole situazioni che possono cambiare il cammino, no? Questo di sicuro. Però, tornando al presidente, io penso che abbia le idee chiare, sicuramente crede nella squadra, crede nelle Grottaglie. Io penso, come l'anno scorso, che è arrivato a un pelo di fare la finale. Io mi auguro che quest'anno qua, proprio perché è una persona competente, una persona seria e sa dove vuole arrivare e ha le idee molto chiare, anche se sembra che adesso gioca un po', però sicuramente farà un grande risultato. Gioca per farci giocare. Certo, normale, non si sbilancia ma ha le idee molto chiare, giusto? Grazie Paolo per le belle parole. Io parto un presupposto. Io dico sempre, guarda, anche tu puoi chiedere ai miei giocatori, io faccio questo mestiere, io dico sempre la verità, le bugie lascia il tempo che trovano. Io penso che infatti, la serietà e la verità è giusta dirla e infatti, essere responsabili delle cose che si fanno. Io sono d'accordo con te, quando mi, scusami il termine, mi incazzo le volte con questa piazza, non lo faccio perché voglio andare contro, lo faccio perché io non ho mai detto a nessuno, non mi sono mai venduto per quello che non sono, cioè, o per quello che non posso fare.
Quindi quando vedo che c'è menefreghismo, c'è gente che ti deve attaccare perché ti deve attaccare, questa cosa mi fa incazzare enormemente. Poi dico, ma tu sei antipatico? No, io sono me stesso, e siccome non faccio il sorriso per accaparrarmi le simpatie di nessuno, perché so quello che essere simpatici, insomma, ecco. No, ma io so quello che metto dalla mattina alla sera come impegno da tutti i punti di vista, economico, fisico e tutto quanto, per Pescara. Non ci sto ad ascoltare gente che parla giusto perché può aprire la bocca. Va bene, grazie per questo intervento, Presidente Sebastiani. Buona serata e soprattutto buon mercato in quest'ultima settimana. Grazie. Linea alla regia, poi ultima mezz'ora con i nostri amici in studio. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto.
Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Allora, entriamo nella parte finale, parlavamo di mercato. Paolo, intanto Andrea, ci sono novità dai posticipi? In Serie B no, perché si era all'intervallo fino a pochi secondi fa, proprio in questo momento è iniziato il secondo tempo tra Perugia e Livorno. In Serie C, girone B, Reggio Audace in vantaggio sul Tirolo 1-0 a rete di Zamparo. A te. Allora, questo fatto che Melchiori stia giocando, ha fatto gol, credi che sia sempre più difficile arrivare all'ex attaccante del Pescara, Paolo? Io penso di sì, anche quello che traspariva un po' dalle parole del Presidente. Secondo me la via è percorribile, ma no, non è facile, e probabilmente avrà in serbo qualche alternativa che maturerà poi negli ultimi giorni, qualora non si dovesse, perché penso che l'obiettivo primario potrebbe essere Melchiori. Comunque una squadra che, ripeto, anche dopo l'ottima e l'eccellente partita di Pordenone, secondo me ha confermato di aver bisogno proprio di una punta, come ho detto prima, un po' più credibile, un po' più di peso, un po' più esperto, con tutto il rispetto per Maniero che si impegna, insomma, però voglio dire, è quello che effettivamente, e lo stiamo dicendo tutti peraltro da tanti mesi, è quello che effettivamente, per il resto la squadra, guarda, tutto sommato può, ecco, questo voglio capire, anche Paolo, parto così da te, perché questa vittoria ha fatto cambiare un po' il parere generale sulle qualità, sulle doti di un 11 che può puntare all'inserimento nei playoff senza fare voli pindarici. Ma guarda, secondo me al momento questo non è ancora così, perché quello che deve fare le grottaglie o chi per lui è ridurre al minimo i margini di oscillazione del rendimento, cioè deve evitare che ci siano partite in cui il Pescara gioca benissimo, partite che inguardabili, come ha detto prima il Presidente. Cioè, se l'allenatore, che mi auguro sia Le Grottaglie o chi per lui, riesce a ridurre al minimo questi margini di uscita, perché non è che ci possiamo aspettare che mo tutte le partite sono come quelle di Pordenone, io credo, magari, però se riesce a ridurre al minimo i margini di oscillazione, il Pescara ha sempre i margini per poter andare, quindi continuità, è chiaro, la parola d'ordine è continuità. Cioè, sulle qualità di questa squadra, cioè una squadra che potenzialmente può ambire ai playoff. Io ti aggiungo, se trova la continuità, dite voi. Sì, io aggiungo di più, per me può ambire al secondo posto per la promozione diretta, l'ho detto in un'altra puntata all'inizio, se chiaramente trova questa continuità e viene motivata al meglio dalle Grottaglie. Dobbiamo intanto approfittarne per rivedere la classifica. Mancano sei punti dal secondo posto. Sì, però andiamo per step, il primo obiettivo ovviamente è la categoria, difendere la categoria, che non è un obiettivo secondario, il primo obiettivo un po' per tutti, e poi giocare un po' come si faceva lo scorso anno, perché è vero che Pordenone, Crotone si sono fermate, però 35 punti sono sempre tanti. Così. Il fatto che abbia qualità anche deriva, cioè è constatabile, è confermato proprio dal fatto che con Benevento e Pordenone ha fatto le migliori partite, sono le squadre che stanno dominando, quindi una qualità di base a questa squadra bisogna riconoscerla, deve essere messa in grado di far emergere al meglio, cioè di avere un rendimento ottimale. Allora vi chiedo, se lunedì contro il Cosenza questa squadra si conferma a livello di gioco, è ancora troppo presto per fare altri discorsi o no? Riccardo. No, nel senso che se conferma, come io credo, che giocherà come ha giocato Pordenone con la grinta, perché la squadra per me aveva un problema, il problema è stato per me risolto, e troverà sicuramente, io credo, sono fermamente convinto che farà una prestazione di alto livello come ha fatto a Pordenone, anche perché bisogna sfatare questo tabù dell'Adriatico, non si vince da 5 partite, quindi. Ma io credo che, allora, le potenzialità di questa squadra, io, come lo diceva Pietro, l'ho sempre detto anch'io, secondo me è stata fatta una grande campagna acquisti dall'anno scorso, siamo partiti con dei giocatori validi, probabilmente è stato qualcosa che ha intrinato un po' questo giocattolo, adesso mi auguro che sia storia,
e dalla prestazione di Pordenone in avanti si possa avere quella, quel margine che diceva Paolo, che mi trova d'accordissimo sulle sue dichiarazioni, questa continuità. Puoi anche pareggiare, però fornire una prestazione, certo, incoraggiante. Quella il che... risultato passa in secondo piano? Il risultato passa in secondo piano perché il campionato è ancora lungo, passa su quanto i giocatori hanno voglia di giocare, e col Pordenone abbiamo visto una squadra che ha voglia di giocare. Pietro, poi... adesso mi ricordate a Francesco. Pietro? Sì, volevo dire questo, che Galano in una... ha dichiarato dopo la partita che le Grottaglie ha dato intensità alla squadra. Se questo intensità viene mantenuta, sicuramente andiamo nella direzione giusta. E poi volevo solo aggiungere questo: nella mia materia in psicologia esiste la regola del 3, che dice che la prima volta può essere un caso, la seconda volta può essere una coincidenza, la terza volta è una certezza. Quindi attendiamo, quindi la coincidenza? No, io aspetterei la terza, la certezza. Ma la seconda partita di Le Grottaglie. E quindi aspettiamo la terza. Quindi per avere la conferma, non basta la seconda, dobbiamo aspettare la terza. Quindi a Chiavari con l'Inter. Per parlare apertamente di ambizioni diverse, no, da non, quelle... Non di, tanto di ambizioni, di proiezione a questo campionato. Anche di proiezione, se la classifica l'abbiamo vista, la possiamo rivedere, sono 6 punti dal secondo posto, 1 punto dalla zona playoff, ma sono, se sono 6 punti... Quindi ripetere questa prestazione secondo te è difficile o no? No, non è difficile, sì. Difficile perché confermarti è sempre difficile, e quello che ci si aspetta è intanto la conferma come prestazione, senza dilungarci troppo. La prestazione spesso e volentieri porta il risultato, sì, positivo, in questo caso la vittoria, ma la continuità non te la dà, non te la danno, certo, due partite, la continuità, certo, te la danno 4 o 5. Se ricordi, con Zauri si fece un ciclo di 4 gare, poi tutto è svanito. Appunto, quindi la continuità viene da adesso fino alla fine della stagione. Periodo, perché la classifica, è ancora molto corta. Certo. 6 punti addirittura dal secondo posto, ma 5 punti dai play-out. Certo. Questa è una squadra che deve pensare in grande, non preoccuparsi, si deve guardare avanti. Però guardando avanti, ottenendo risultati, automaticamente non è più necessario guardare alle spalle. Cosa fa in questa settimana un allenatore? Ha visto i progressi della squadra? Continua a lavorare su quegli aspetti o cerca di curare altri dettagli? Ma sicuramente, una domanda un po' generica. No, ma sicuramente Le Grottaglie ha le idee chiare. E come ha le idee chiare la società? Secondo me, al di là del risultato di lunedì, secondo me è molto positivo, non è importante il risultato fine a se stesso, è importante continuare sotto questo punto di vista come attitudine. Se l'attitudine rimane quella che avete detto voi questa settimana qua, sabato col Pordenone, che è una grande partita, non è un fuoco di paglia secondo me. Le Grottaglie ha esperienza, capacità e intelligenza per capire quello che deve fare, va avanti con le sue idee, supportato dalla società, perché la società, come ha supportato Zauri, come l'anno scorso Pillon, continuerà perché crede, secondo me, nella squadra e crede nell'allenatore, e questa è una grande cosa. Se avviene questo, sicuramente Pescara farà un grande campionato. A livello di scelte, qual è stata la più... non clamorosa, ma particolarmente efficace? Riccardo, parlo della partita di Udine. Cioè, ti ha sorpreso più il Del Grosso che è tornato titolare, oppure Zappa impiegato? Sorpreso no, perché comunque hanno giocato anche i giocatori magari in posizioni diverse, che giocavano anche con Luciano. Il ritorno di Bettella. Il ritorno di Bettella, io ti ho sempre detto che Zappa e Bettella sono due giocatori di una grande prospettiva, sì, e quindi probabilmente Bettella non giocava perché non stava neanche molto bene, perché se no non credo che Zauri si privasse di un Bettella. Nelle ultime due partite stava bene, però è stata una scelta tecnica. È stata una scelta tecnica. Giocava a 4, quindi ha scelto Drudi, che ha disputato una gran partita. Una gran partita anche lui, cosa che non aveva fatto la partita precedente, sì, sì, perché Drudi, se vogliamo parlare con la Salernitana, è stato credo il peggiore in campo, a mio avviso. Però, al di là di questo, l'atteggiamento è stato molto convincente. Poi Galano si è ritrovato, ha preso un palo in un'azione fantastica. Beh, Galano diciamo che è stato sempre tra i più positivi, sì, a parte il gol che ha fallito con la Salernitana.
Sì, però, quello è stato alto. Un rigore in movimento che purtroppo secondo me gli ha costato la panchina, sì, al povero Zauri. Però devo dirti che si vede, ho visto una motivazione diversa. Adesso io, al di là di quello che non so, però credo che risolto questo problema di spogliatoio, credo che la squadra possa andare bene. Sì, Francesco, abbiamo parlato di tutto, però non dimentichiamo che con la difesa a 3 ci aveva provato anche, sì, Zauri. Allora, è il modo come ti propone, c'è, il campo. C'è. Ieri Del Grosso e Zappa erano due difensori che hanno partecipato molto, ma molto di più, alla manovra di costruzione e alla fase offensiva. Certo. I tre difensori sono stati messi proprio per... soprattutto tutti i reparti sono molto proprio corti, per li, bravo, proprio per corta, liberare i due esterni, perché altrimenti come ci vai fino a su se non hai pure gli esterni per portare la palla? La posizione dei centrocampisti, il modo di proporsi ai centrocampisti sul piano tattico è stata completamente diversa. Esatto. Sì, no, Pietro, altro, le Grottaglie sempre lo ha detto che il 3-5-2 o il 3-4-2-1 gli offriva molte più soluzioni e opportunità in campo, quindi questa è stata un'altra scelta tattica importante. No, pare passa un po' in secondo piano il mercato in questa settimana, visto che si deve soltanto fra virgolette acquisire un attaccante. È un difensore per sostituire due giocatori. Sì. Non è che passi in secondo piano, giocatore, il mercato è quello, evidentemente, a meno che non esce dal cilindro del presidente il giocatore che sin qui non se ne è parlato per niente, ma non credo che per l'attacco verrà preso un giocatore, come ti posso dire, di grido, sia uno che negli ultimi anni ha realizzato 12, vedremo, 13, vedremo, 15 gol. Credo, vedremo, che sia un buon difensore. Melchiorri, se il Perugia, a meno che il Perugia non accetta le condizioni del Pescara, ossia di dare ricordiamo che Melchiorri sta giocando perché tra l'altro è squalificato, ecco, di Mello, appunto, quindi Melchiorri a Pescara tornerebbe volentieri. L'accordo con il giocatore avanti è stato già trovato, appunto, chiariamo questo, esatto. Ovviamente manca l'accordo, manca l'accordo perché il Perugia vuole monetizzare e il Pescara giustamente dice noi a quelle condizioni lì non possiamo, che se, vuoi dire? Se non prendi Melchiorri, secondo me è difficile trovare un nome di un attaccante con le caratteristiche che vuole questa società, cioè uno che arriva e ti fa 8-10 gol nei giorni di ritorno, perché a noi servono anche i gol. La schifa Galano? No, per carità, magari non ce l'abbiamo, se siamo a cercare una punta la sua parte, cioè, già l'ha fatta, esatto, se si conferma, ma l'ha così fatta alla Stragrande. Però credo che se vai sul mercato e prendi un attaccante, ti prendi un attaccante che fa gol, è quello che non è facile in questa fase di mercato, perché i nomi sono due o tre che ballano e Melchiorri era quello che sposava forse la nostra causa in maniera... L'ho detto poco fa, ho detto pochi istanti fa, ma Paolo, ti eri distratto. Un nuovo primo attaccante ci vuole, però riflettiamo su un fatto, cioè, nonostante l'assenza di un centravanti credibile dall'inizio del campionato, Pescara ha fatto, credo che sia il terzo attacco del campionato, quindi lì tutto sommato, e infatti le Grottaglie non si può molto che rinforzare come arginare un po', il fatto è, appunto, bisogna preoccupare invece, come è la quart'ultima credo per le reti in casa, quindi pur avendo una buona difesa con diciamo Atleti che presi singolarmente anche un loro valore, il sistema, in attacco non abbiamo gli attaccanti, il sistema difensivo che deve essere, abbiamo buoni difensori per e però prendiamo i gol, quindi vabbè, sono delle, ecco, è questo. Paolo, che come bisogna... te lo spieghi? I numeri, io penso che i numeri contano o no? I numeri contano, contano. I numeri contano, però penso che non bisogna parlare, adesso parlo da allenatore, di quello che arriva, che non arriva, di quello che va via. Penso che la società, se interpreto, se c'è la possibilità, certo, prenderà sicuramente. Se può darsi pure che non arrivi nessuno. Può darsi che non arrivi nessuno. Secondo me Tuminello è pronto tra un mese e mezzo. Tanto, prego? Tuminello è pronto tra un mese e mezzo. Secondo me il presidente crede nell'allenatore e l'allenatore ci deve mettere del suo. Non c'è... Sì, ma anche in termini numerici è andato via Brunori, quindi sono rimasti solo Maniero e Borrelli, quindi... Va bene, però se il ragazzo che si è infortunato torna fra un mese e mezzo, può anche darsi che sistema la... Intanto Pescara c'è un giocatore di grande qualità che è Galano, certo. Io...
avrà sbagliato con la Salernitana il rigore in movimento, ma ha avuto anche due altre occasioni e mi sembra che anche a Pordenone ha preso un palo, quindi cioè, è un giocatore di qualità. Però speriamo che arrivi qualcuno. Dai, si che arriva qualche del grosso, comunque ha giocato molto bene l'anno scorso, io ho visto tante partite giocando. E adesso forse Zauri non lo vedeva e adesso a disposizione sta giocando molto bene. Un difensore che si adatti sia sull'esterno che centrale, no? Un difensore che si adatti bravo, anche centralmente. Perché adesso si giochi con tre difensori centrali, è andato via Ciofani che poteva fare anche il centrale, chi è il quarto? Quindi si parlava di Pucino, vorrei che ci sia questo ritorno di Pucino che ha giocato sia centrale che sull'esterno. Stiamo entrando nelle battute finali, Andrea, ci sono novità dai posticipi? Ecco, intanto Allegro Taglie ha postato qualcosa nelle ultime ore, lui è molto social, no? Sì, è davvero un post curioso con Allegro Taglie al centro di questa ultima cena e poi intorno a lui gli apostoli che poi erano alcuni giocatori del Pescara, soprattutto i più esperti. La cena di ieri sera ha dato i suoi frutti, ha scritto nel post Allegro Taglie. Ironia a parte, complimenti ai giocatori che hanno meritato una vittoria importante ottenuta con la testa, le gambe e il cuore, poi sono stati molto bravi anche a mantenere le posizioni, sono stati tutti a posto lì, forza Pescara. Peraltro c'è stato un altro post su Facebook molto molto toccante e dedicato alla madre, sempre da parte di Nicola Allegro Taglie. Avrei voluto raccontare le emozioni del debutto in Serie B, sostanzialmente avrebbe voluto raccontarlo alla madre. A te. Sì, perché sabato era il compleanno della mamma che è scomparsa qualche tempo fa e quindi questa dedica. Che ne pensate di questo modo di esporsi dopo l'esordio in campo professionistico? Ma ci sa fare, social significa che sa lavorare anche sul gruppo, l'immagine dell'ultima cena con tutti i giocatori fa gruppo, lui unisce, il suo linguaggio, la sua comunicazione unisce non solo la squadra ma pure la piazza, il pubblico, secondo me, se continua così. Riccardo? Speriamo di non prendere mai un giocatore musulmano o ortodosso, perché questo è vero. Io se vi dico la verità. Se viene un musulmano ortodosso si adegua, perché siamo in Italia. Ho capito. Chiusa la parentesi e non andiamo mai. Non è così, eh. Non so che non è non tocchiamo questo argomento. Riccardo, io non tocchiamo questo argomento. Appunto, bravo. Si adegua. Io lo prendo. Riccardo. Lo prendo in maniera ironica, simpatica, è stata una cosa... gli ripeto, simpatica. Il discorso della mamma mi dispiace, ma dico la verità, a me non piace esternare anche sui social le cose personali, quindi pur io gli ho anche scritto a lui personalmente e gli ho detto di qua quello che ho detto, tua madre ti è sempre vicino, lo stesso, però ecco, ho risposto perché ho visto quanto lui ha scritto questa lettera che io ho letto, però se ti dico io, se io l'avrei fatto io non l'avrei fatto. Sul mare di Pescara è una bella cosa, cioè sì, non so se però ognuno esterna le proprie cose nel modo. Paolo, che ne pensa? Ma secondo me è un sistema di comunicazione molto singolare, perché il personaggio Allegro Taglie da un certo punto della sua vita ha seguito un certo percorso che si riflette per forza di cose, perché ci si è compenetrato e quindi si riflette per forza di cose anche in questo modo di rapportarsi con gli altri, ed è un modo di dialogare nel quale secondo me lui cerca sempre di mettere davanti la positività, guardare le cose dal lato positivo, da uomo di fede, quindi è un sistema diverso di comunicazione al quale non siamo evidentemente abituati, diciamo, perché in un mondo molto laico come quello dello sport ci sta questa voce. Quindi è un sistema, secondo me, va rispettato, bisogna vedere adesso nel tempo l'efficacia che può avere e quindi il rapporto, no? come può andare il rapporto con i tifosi, con la squadra. Allora, Allegro Taglie è stato nostro ospite qui 2-3 mesi fa, adesso non ricordo, e estrapoliamo soltanto poche battute che fece sulla città di Pescara. Noi lo portammo in trasmissione in un momento critico della squadra dopo la sconfitta con lo Spezia, lui disse subito non fatemi parlare della prima squadra per il rispetto dei ruoli, quindi molta correttezza nei confronti
di Zauri, che ripetiamo ha anche ringraziato a fine partita, anzi ha detto questa vittoria la voglio condividere con chi c'era prima. Ecco, risentiamo quel passo di replay con Nicola Legrottaglie. Si trova bene a Pescara? Benissimo, devo dire una piacevole sorpresa a Pescara per me. Mi dicevano che era bella, ma poi quando la vivi ti rendi conto che è una città altamente vivibile, puoi lavorare bene, la gente è accogliente, si mangia bene, gli arrosticini subito lo puoi provare. Anche ieri nel giorno del suo compleanno, no, ieri 43 pesce, anni, si mangia ieri anche pesce, bene il tanto pesce, auguri per i 43 anni. Grazie, grazie e grazie Pescara per come anche mi ha accolto. Beh, forse già prevedeva un futuro su quella panchina prestigiosa. Allora, facciamolo in bocca al lupo alle Grottaglie e alla squadra per la prossima partita interna con il Cosenza, perché gli ultimi minuti vorremmo dedicarli ovviamente alla notizia del giorno con la tragedia di Kobe Bryant. Abbiamo qui Paolo Toro, che è un esperto di pallacanestro, anche Francesco, Riccardo seguono questo sport, un lutto mondiale per un personaggio che all'Italia nel cuore per i suoi passati anche di Reggio Emilia, soprattutto poi la tragedia che vede coinvolta la figlia Gianna di 13 anni. Paolo, da uomo di basket, poi c'è anche un'altra notizia riguardante il basket cittadino per la scomparsa di Piero Sponzilli, che faceva parte della società pescarese, vabbè, notizia che ha sconvolto un po' tutti. Beh, Kobe Bryant per noi italiani, diciamo, no, è ancora, ci fa ancora un po' più senso, perché lui ha vissuto era molto legato all'Italia, dove in Italia, dove è stato credo per 7-8 anni, quando il padre, che era un grande campione, Joe Bryant, giocò a Rieti, Pistoia, poi Reggio Calabria, mi sembra, e poi anche Reggio Emilia. E quindi lui in tutte le interviste che ha fatto in italiano, perché parlava un italiano perfetto, ringraziava sempre le sue maestre, i suoi compagni, e girano diverse foto di mini basket, perché lui era un bambino, sì. Il papà giocava, ma il papà era un campione per davvero, ti ho raccontato prima. Se posso fare un inciso, sì. Una partita nella Fakar, che nel campionato 86-87, primo campionato di Serie A2, giocava a Pescara contro Viola Reggio Calabria. Io quell'epoca facevo le telecronache, poi c'era tuo papà che faceva la stampa, stavamo tutti là. E a un certo la Fakar, che fu promossa in Serie A? L'anno del primo anno di Serie A, di A2, c'era anche la FA. Si fece una partita a Pescara che finì 102-110 per Reggio Calabria dopo due tempi supplementari. E se non ricordo male, Joe Bryant segnò 49 punti, lui era il capocannoniere, ma era una cosa ampia. E a fine partita, appunto, lui, chiaramente tutto il pubblico, poi, perché una partita del genere, anche se la squadra di casa aveva perso, e lui nel campo alzò le mani, perché era per un personaggio, ci sono il padre. E quindi evidentemente, e poi ci furono dei commenti, insomma, mi ricordo, pure riferito, diceva questo è un campione, è un vero campione, perché era veramente una persona. E il figlio poi chiaramente è andato anche oltre, ovviamente, quello che erano le possibilità e i limiti del padre, si è proiettato subito nell'NBA, ha avuto una carriera straordinaria, è stato un esempio non solo per gli appassionati di basket, poi si è dedicato anche ad altre cose. Tifoso del Milan anche. Era tifoso del Milan. Enrico, sì, a proposito delle sue origini, del tempo trascorso a Reggio Emilia, si sta giocando la partita tra Reggio Audace e Sudtirolo, e la curva dei tifosi della Reggiana ha esposto questo striscione: ciao Kobe, cuore reggiano. A te. Paolo, ti senti da uomo di sport di aggiungere qualcosa? Sono tragedie. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, stringergli la mano e fare una foto. Mi ha permesso di fare una foto quando ho fatto le Olimpiadi a Pechino. Prima di entrare alla cerimonia d'apertura ho fatto una foto con lui, parlava italiano perfettamente, una persona solare, sorridente. Sono tragedie per come... Tanta umiltà da parte. Tanta umiltà, comunque si vede, io ho visto delle interviste in italiano di Reggio, parlava di Reggio, ho visto oggi un'intervista di Reggio che parlava della città, veramente comunque lui, la famiglia, la figlia, questi sono dei disastri. Francesco? Quante partite hai visto? Tante, soprattutto da quando è arrivata Sky, che tanto calcio ma anche tanto basket.
E Sky ieri sera, appena arrivata la notizia, praticamente dalle 8:30 alle 9:20 a 1:30 di questa notte, 5 ore di diretta, hanno raccontato tutto quello che c'era da raccontare su Kobe Bryant. È andato inoltre un altro lo speciale questa sera alle 21, mentre cominciavamo pure noi qui la trasmissione. Ce lo hanno raccontato come uomo, come giocatore, ce l'hanno fatto vedere in tutti i modi. E io, poi, che sono un sentimentale, un romantico, mi emoziono su determinate cose. Ci sono stati dei momenti che la lettera scritta per il cortometraggio per il quale ha preso l'Oscar, sì, è qualcosa di lui che saluta la pallacanestro come se salutasse un amico, il saluto in italiano alla moglie in platea quando è andato a ricevere l'Oscar, ossia tante volte si parla del campione, ecco perché poi il lavoro di una testata giornalistica, dei giornalisti, dovrebbe andare oltre, perché c'è il campione, c'è la bravura, c'è a un certo punto in un'intervista oggi veloce... Oggi c'è stata una critica ai quotidiani sportivi italiani che non hanno messo in risalto questa tragedia, dando più spazio come sempre al calcio, mentre in tutti gli altri paesi... soltanto il Corriere dello Sport e la Gazzetta e Tutto Sport in prima pagina sopra la testata, sì. La Gazzetta 4 pagine, il Corriere 2. È vero, parlo che se della fosse prima pagina, negli altri paesi c'era solo la foto di questo campione indimenticabile. Questo è vero che però hanno dato grande risalto. Purtroppo questo poi è il limite, esatto. di è vero, perché ci stanno nelle altre nazioni, sì. C'era solo la foto di Kobe Paolo, Bryant. Vogliamo ricordare anche Piero Sponzilli che ci ha lasciato molto presto, è stato un personaggio gioviale, bravissimo ragazzo, simpatico, dico ragazzo perché mio coetaneo, quindi tanti anni passati insieme, è stato anche un protagonista nello sport, nella pallacanestro, tra gli anni 60 e gli anni 70, purtroppo ci ha lasciato. Un abbraccio alla moglie Letizia, ai figli, ovviamente, sì, a tutta la famiglia. Alla moglie, alla famiglia. Paolo, chiudiamo con te, perché questa squadra, la tua, in cosa deve migliorare? No, io non mi... Ma tutto può essere una vita. No, io non sono molto contento. Certo. Adesso abbiamo certo. avuto una... abbiamo perso con l'acqua chiara, ma non sono assolutamente preoccupato. Abbiamo avuto dei problemi di salute. Di organico, sì. Sì, no, il portiere Volarevic ha avuto un problema di salute, non è partito. Ho chiamato un ragazzo che è Prosperi, che è uscito da scuola, prima partita in A2, ha fatto molto bene. Un altro giocatore non è potuto venire per problemi di studio, e Molina aveva un problema al braccio, e poi soprattutto finalmente un allenatore che soprattutto mi dispiace che hanno espulso con sostituzione Di Fulvio, prima espulsione nella sua carriera con sostituzione, non meritava, però hanno deciso così e la squadra si è un po' disunita, ma da un punto di vista è anche normale, 4 giocatori sono importanti. Ma comunque siamo rimasti in partita fino alla fine, abbiamo perso, però io sono sempre positivo, vedo sempre l'attitudine della squadra, si allenano, poi i risultati arrivano, quando c'è la serietà, quando c'è la... Alla lunga, se ci fossero dei problemi sarei preoccupato, non sono preoccupato. Benissimo. Vigilo sempre, lavoro sempre, martello sempre, però sono un molto bel contento. Martello, sì. Sono Pietro, vuoi chiudere tu questa serata un po' particolare, un po' diversa, con tante notizie, con tante situazioni? Sì, sì, con tanta psicologia. Questa sera. No, molto bello quello che è uscito, tutti i ragionamenti. Mi piacerebbe chiudere sulla parola che ha utilizzato Paolo, di martello, no? Perché proprio le Grottaglie, per tornare a Pescara, ha detto che ha martellato la squadra proprio sul recupero palle ed è stato vincente.
Andrea, possiamo chiudere dalla regia? Ci sono delle altre novità? Non ci sono novità dai posticipi. Perugia sempre avanti sul Livorno 1-0. Siamo Ascoli, esonerato Zanetti, non ha ancora scelto l'allenatore. Ecco, volevo parlare proprio di questo, Enrico, perché non è stato scelto il sostituto, però insomma Bepi Pillon è accostato un po' a tutte le panchine che saltano tra Serie B e Serie C, ed è stato accostato anche all'Ascoli, che però pare abbia instaurato dei contatti anche a Cosenza. Andrea, sì, intanto l'Ascoli ha instaurato dei contatti con Alfredo Aglietti, però c'è anche l'alternativa a Bepi Pillon. Sul fronte Cosenza è monitorata la situazione di Piero Braglia, che però dovrebbe restare almeno fino alla partita di Pescara. Se poi dovesse andare male, probabilmente salterà, e Pillon è accostato anche alla panchina del Cosenza. Ultima cosa, l'ex biancazzurro Mirko Antonucci, esterno di proprietà della Roma, andrà a giocare in Portogallo con il Vitória Setúbal. È tutto. Grazie Andrea. Riccardo si augura che il nome di Pillon non venga accostato a Lussi, altrimenti salta la sua panchina. Panchina di Lussi salta a me. Grazie a Paolo Malara, grazie a Francesco Di Francesco, a Riccardo Clinco, a Pietro Viterio e Paolo Toro. Grazie a te Andrea Costantini, ringrazio Maurizio Daguin in regia, Loris Bennato per il titolo di questa sera, bravo Loris, poi Gaetano Otero e Stefano Recarati. Lunedì prossimo ci sarà la gara Pescara-Cosenza, quindi diretta dallo studio con Andrea Costantini, in studio con replay. Ci vedremo tra 15 giorni. Grazie per averci scelto.